La scorsa volta abbiamo iniziato il capitolo secondo della nostra sezione della logica Maior. Il titolo è Fenomenologia della conoscenza. Abbiamo visto il primo paragrafo, come conosciamo la conoscenza. Riassumendo in modo molto rapido, siamo arrivati a comprendere la differenza tra una identità reale e una identità intenzionale, cioè la differenza tra l'affermare sento freddo e l'affermare vedo un uccello. Cioè, nel primo caso c'è un'identità reale tra ciò che è percepito, in quanto è una modificazione del mio modo di essere, percepire freddo, e dall'altra parte invece abbiamo una identità intenzionale. Cosa vuol dire? Vuol dire che qualcosa che è chiaramente percepito come altro da me si presenta, diciamo così, a me. E in questo modo, diciamo così, si presenta la mia apertura conoscitiva, la mia intenzionalità. Questo si chiama appunto identità intenzionale. Oggi riprendiamo, ecco, questo discorso e andiamo a svilupparlo ulteriormente, a vedere diciamo, tutte le conseguenze e le applicazioni. Siamo al paragrafo intitolato Che cos'è la conoscenza? Vedete che arriviamo un po' a cercare di definire il nostro fenomeno che stiamo indagando. È chiaro che forse sarebbe stato, tra virgolette, più facile dare subito la definizione, ma date tutta una serie di problemi, di questioni che si sono sollevati nel pensiero filosofico, e che ovviamente, non essendo questo un corso di storia della filosofia, non possiamo presentare in maniera adeguata. È bene invece capire alcuni ragionamenti e porre alcune di queste obiezioni, proprio per arrivare a comprendere l'importanza della definizione, e anche il suo senso profondo. Dunque, nel paragrafo intitolato Che cos'è la conoscenza? Vedete che Giovanni Rovighi prende le distanze da una corrente filosofica che è quella neopositivistica. Allora, questa corrente nasce ufficialmente nel 1928, nei circoli viennesi, ma poi in realtà, come dire, si svilupperà soprattutto, anche se non solo, nel mondo anglosassone. Diciamo, in soldoni, questa corrente, lo capite dal nome, neopositivista, voleva riagganciarsi al positivismo ottocentesco e riproporre appunto una visione scientifica del mondo aggiornata. Tra le tesi basilari di questa corrente c'è quella del cosiddetto fenomenismo. Cos'è il fenomenismo? Che non è la fenomenologia. Cioè, è come dire, un insegnamento gnoseologico, una posizione gnoseologica, quindi appunto della nostra filosofia della conoscenza, secondo la quale, come dire, la verifica proprio della conoscenza consiste, diciamo così, nella sensazione, cioè la verifica di ogni conoscenza si basa sulla sensazione ed è in qualche modo ridotta a sensazione, è una riduzione del fenomeno conoscitivo. Lavanni Rovighi vi dà un'applicazione di questo fenomenismo in questo esempio che fa, cioè secondo i neopositivisti l'esperienza, per esempio, ho udito suonare le 8, dovrebbe essere ridotta a questo protocollo, cioè Tizio dice il giorno tale nel luogo tale suonano le 8. Cioè, vedete la differenza tra dire ho udito suonare le 8 e il dire
il giorno tale, nel luogo tale, sono suonate le 8. Ora, il neopositivismo, diciamo, pretende di ridurre l'esperienza conoscitiva a questo secondo esempio. Cioè, vedete che cosa sparisce? Sparisce il riferimento al soggetto che percepisce, al soggetto che conosce. In altre parole, dice Levanni Rovighi, non possiamo eliminare il concetto di conoscenza per fermarci solo al fenomeno, alla sensazione. Perché? Perché capite molto bene che queste due espressioni sono diverse tra loro e sono diverse perché esprimono fenomeni diversi. Tant'è vero che è ben possibile affermare il giorno tal dei tali, nel luogo tal dei tali, sono suonate le 8 e affermare ho sentito suonare le 8. Non sono, come dire, la prima esperienza, ho sentito suonare le 8, non è riducibile alla seconda, tant'è vero che la seconda può essere ammessa tranquillamente senza l'esperienza propria della percezione del suono delle 8. Ma capite che allora tra l'una e l'altra non c'è identità. Se io riduco la prima alla seconda, in realtà sto facendo un'operazione arbitraria, non critica, che non rende più ragione dell'esperienza. Ho udito suonare le 8. Detto in altri termini, altro è dire che c'è stato quel suono e altro è dire che quel suono c'è stato per me. Voi capite che è importante questa, diciamo, correzione che Lavagna Borghi fa alla corrente neopositivista perché, come dire, nel fenomeno conoscitivo, se è vero che non dobbiamo cadere nella, come dire, nel soggettivismo e pensare quindi la conoscenza come un'esperienza totalmente interna al soggetto, e quindi il problema allora di cosa, come faremo a porre un ponte per accedere alla realtà, problema che poi ritornerà, è altrettanto vero che non possiamo ridurre l'esperienza conoscitiva al solo porsi dell'oggetto. In realtà, come trovate in questo paragrafo, io sono a pagina 113, la definizione scolastica è quella che maggiormente rende ragione del fenomeno conoscitivo. E qual è? La trovate circa a metà pagina. Cognoscens in actu et cognitum in actu sunt unum. Allora, questa affermazione, vedete che anzitutto mantiene le due, diciamo così, polarità. Il cognoscens, chi conosce, e il cognitum, ciò che è conosciuto. Questi due, attenti bene, in actu, adesso andremo a vedere cosa significa, sunt unum, diventano in qualche modo uno. Quale unità? Già lo sappiamo, secondo un'unità intenzionale, non un'unità fisica o reale. Ma perché questa inserzione di questo in actu? Non bastava dire cognoscens et cognitum sunt unum? No, perché affinché avvenga il fenomeno della conoscenza, noi abbiamo bisogno anzitutto che il cognoscens, sia in actu, cioè sia in actu significa ponga la propria facoltà conoscitiva, come dire, aperta a qualcosa. E se prendiamo il suono delle 8, perché ci possa essere la conoscenza del suono delle 8, è necessario che, in questo caso, il mio apparato uditivo sia in atto, d'accordo? Se io non, o non pongo attenzione o addirittura, come dire, mi tappo le orecchie, le campane possono anche suonare, ma la conoscenza non avviene. E dall'altra parte anche il cognitum deve essere in atto, cioè appunto le campane devono suonare. D'accordo? Cioè,
è importante che il cognoscens e il cognitum si attivino entrambi, d'accordo? Inoltre, Levan Vighi fa questa sottolineatura, la leggiamo, siamo appena dopo questa definizione cognoscens in actu e cognitum in actu suntum. È vero, dice, io che vedo, poniamo una cosa gialla, non mi esaurisco tutto nella presenza di quel giallo, perché oltre a vedere il giallo, respiro, ho freddo, desidero muovermi, eccetera. Ossia perché non sono tutto conoscente il giallo. E quella cosa gialla non è solo presenza del giallo, perché è anche liscia, pennuta, vivente, il canarino. Perciò non si dice cognoscens et cognitum unum sunt, suntum, che non sarebbe vero, ma in actu, cioè, e qui riporta il commento di San Tommaso alla frase aristotelica del De Anima, che uno è l'atto del sentito e del senziente. Andiamo a vederlo. E dico, l'atto del senso, come l'udire in atto, e l'atto del sensibile, come il risuonare in atto. Quello che abbiamo fatto detto sull'esempio della campana. Quindi non sarebbe vero, sarebbe vero dire che io sono la campana, perché non sempre io odo la campana e non sempre la campana risuona a me. Cioè, detto in altre parole, questa unità, perché ci teneva a dire io non sono, come dire, la presenza del giallo, io non sono la campana, perché non si tratta di una identità reale, ma si tratta di una identità intenzionale che avviene precisamente e solamente nel momento in cui l'uno e l'altro, diciamo il cognoscenza e il cognitu, sono in atto. Bene. Detto questo, e quindi come dire, inglobati nel concetto di conoscenza il cognoscens e il cognitum, e specificato che questa unità è un'unità intenzionale che avviene quando entrambi sono in actu, vedete, cominciamo a avere tutti gli elementi della conoscenza, dobbiamo anche dire che la conoscenza del conoscere, la conoscenza di qualcosa, ma la conoscenza di conoscere qualcosa avviene appunto per riflessione, cioè non è il primo movimento, d'accordo? Il primo movimento è conoscere qualcosa, eppure la conoscenza della conoscenza esiste, non la possiamo negare, ed è precisamente una conoscenza riflessa. Prendete l'ultimo paragrafo di questo sottoparagrafo, il paragrafo che cos'è la conoscenza. Prendete l'ultimo, scusate, capoverso dove si indica i tentativi di negare che noi abbiamo. Ecco, io sono a pagina 115 per chi ha l'edizione vecchia. I tentativi di negare che noi abbiamo esperienza dell'atto conoscitivo non riescono, e qui prende di mira, diciamo così, Natorp, ritorniamo alla questione del riduzionismo neopositivista. La coscienza del suono non è altro che il suo esserci per me, dice il Natorp, e ha ragione, ma è proprio quell'esserci per me che è irriducibile a una qualità oggettiva del suono, cioè l'esserci per me non è una qualità della cosa. D'accordo? È qualcosa che ha a che fare con il cognitum, ma anche con il cognoscens. Il suo esserci per me è pure un fatto, e non si può dire di descrivere un fatto di conoscenza se oltre al qualche cosa che è conosciuto non si rileva anche quel suo esserci per me. Cioè, perché ci sia conoscenza, non possiamo fare l'errore neopositivista, come l'altra volta abbiamo visto, non possiamo fare quello, come dire, soggettivista, non possiamo fare quello di ridurre la conoscenza a fenomeno. Perché?
Perché l'esserci per me della cosa non appartiene al fenomeno, appartiene a una relazione, diciamo così, che si innesca tra il fenomeno, il cognitu, e il soggetto che conosce, il cognoscens. D'accordo? È importante mantenere questi due aspetti sempre insieme. Nel paragrafo distinzione tra atto e oggetto di conoscenza andiamo ulteriormente a dare sostanza a quello che stiamo affermando. Cioè, nella conoscenza noi possiamo distinguere, non separare, ma distinguere l'atto con cui conosco e l'oggetto che conosco. E il darsi dell'oggetto a me e l'aprirsi della mia capacità conoscitiva, intenzionalità a quell'oggetto, questo atto è altro dall'oggetto, d'accordo? È quello che stavamo dicendo. Ora, posta in questo modo e posta quindi correttamente la questione conoscitiva, capite che non ha più senso porsi il problema se l'oggetto sia trascendente o meno una persona. Cioè, poiché altro è il provare freddo e altro è il percepire il conoscere il canarino, è evidente che il conoscere il canarino si dà come, nell'atto conoscitivo, si dà come altro da me, cioè altro dal cognoscens, il cognitum si dà come altro dal cognoscens. Quindi questo significa che l'oggetto che mi si dà trascende la mia rappresentazione. Questo è un fattore determinante, cioè l'oggetto che io conosco, l'oggetto conosciuto, il cognitum, non è mai il soggetto e non è mai l'atto che lo coglie, d'accordo? Se prendete, diciamo, la seconda parte di questo paragrafo, poi andiamo a chiudere perché il tempo intanto è corso. Lavalli Bovighi fa notare questo: si vede dunque come sia ambiguo il termine contenuto di coscienza attribuito a che cosa? Attribuito all'oggetto della conoscenza. Perché se è un contenuto di coscienza, come dire, può essere inteso in molti modi, cioè il contenuto di coscienza può essere un atto conoscitivo, ma può anche essere uno stato affettivo, cioè questa modalità di porre la conoscenza come un contenuto di coscienza non tiene presente la distinzione tra quella che avevamo chiamato l'unità o identità intenzionale e quella reale o fisica. Se questo non lo distingo, dopo si va a finire appunto o in una riduzione della conoscenza all'interno della coscienza come rappresentazione, e quindi poi il problema sarà: beh, ma allora com'è la realtà? Se io conosco la mia rappresentazione, che rapporto c'è tra la mia rappresentazione e la realtà? Oppure vado a finire nel fenomenismo, di cui abbiamo già parlato. E qui Lavanni Bovighi riprende un testo importante di San Tommaso che leggiamo e commentiamo, e così chiudiamo questa lezione. Dice San Tommaso: la conoscenza può essere considerata sotto due aspetti, o rispetto al conoscente, cognoscens, e così considerata inerisce al conoscente come accidente al soggetto, e così non trascende il soggetto, perché non si può mai trovare altro che in uno spirito. È quello che noi abbiamo definito come identità fisica o reale, cioè questa rispetto al conoscente come una modificazione del soggetto, il sentire freddo, il provare tristezza. Oppure dice rispetto al conoscibile,
cioè cosa vuol dire? Rispetto a quello che ne abbiamo chiamato l'elemento intenzionale. E per questo riguardo non inerisce a qualcuno, ma si riferisce a qualche cosa. Vedete la distinzione molto chiara in questo testo di San Tommaso. Ora, la relazione non ha carattere di accidente in quanto si riferisce a qualcosa, ma solo in quanto inerisce ad un soggetto. Cioè, cosa vuol dire accidente? Vuol dire che può trovarsi o non trovarsi nel soggetto. Per essere triste è un accidente che può modificarsi nel soggetto, perché poi posso provare invece allegria. E perciò la conoscenza, considerata rispetto al conoscibile, quindi nel suo aspetto intenzionale, non è nell'anima come accidente nel soggetto e trascende lo spirito, in quanto per essa si conosce altro, l'altro dallo spirito. Cioè, detto in altre parole, l'esperienza conoscitiva è il presentarsi di altro da me a me. D'accordo? Tenete ben presente questo, perché più avanti, quando vedremo una carrellata del pensiero moderno che ha portato invece a, come dire, a creare un falso problema sulla conoscenza, dovremo tenere come punto di riferimento questo testo di San Tommaso e questa idea cardine, che vi spiego in un altro modo. La conoscenza non è qualcosa che parte esclusivamente dal soggetto e deve andare, come dire, a caccia di qualcosa di esterno, ma è questo altro che si dà a me nel momento in cui io, che sono il cognoscence, mi apro a questo altro, e nel momento in cui questo altro è posto in atto. Questa idea dell'essere in atto del cognoscence e del cognito. Quindi, ultimo paragrafo, vi rubo ancora un paio di minuti. Il paragrafo intitolato False posizioni del problema della conoscenza. Abbiamo una posizione detta idealista, idealista tra virgolette, per non identificarla con un esponente specifico, basata sull'affermazione che tutto ciò che è conosciuto è nella coscienza. Cioè, questa idea si fonda sull'ambiguità dell'essere nella coscienza, d'accordo? Perché l'essere nella coscienza, come dice San Tommaso, può essere un accidente del soggetto, cioè può essere inteso appunto come identità fisica, come modificazione del soggetto, oppure può essere presente nella coscienza come qualcosa che però è altro da me. E l'altro pseudo problema che viene riportato dopo è quello del come allora si possa trascendere la coscienza o passare dalla coscienza all'essere. Posto correttamente, questo problema, lo capite, è uno pseudo problema, perché non si tratta di trovare il modo di uscire dalla coscienza se io riconosco che in realtà la conoscenza è precisamente il presentarsi in atto del cognitum a un soggetto, a un cognoscence, che è a sua volta in atto.